Ho letto un articolo, un vostro comunicato che riguarda cantieri di lavoro, 8 cantieri di lavoro per 80 lavoratori. Ecco, chi è che potrà prendere posto, potrà lavorare in questi cantieri di lavoro? Tutti i cittadini che potranno fare domanda fino all'età di 65 anni. E chiaramente le istanze, il bando verrà pubblicato a giorni. Noi abbiamo presentato 8 cantieri di servizio, che così li vuole chiamati la Comunità Europea, e non sono più cantieri di lavoro. La differenza qual è rispetto a prima? Che prima si potevano realizzare delle opere, dei lavori, dove c'era anche la possibilità di avere, oltre che il compenso per la manodopera e per gli elementi di sicurezza, diciamo, per quanto riguarda la sicurezza, si potevano avere anche il compenso per quanto riguarda il materiale. Oggi come oggi invece i cantieri di servizio ti danno la possibilità di darti se tu devi realizzare per esempio un muro, ecco, devi andarti a trovare il cemento, devi andarti a trovare tutto quello, il ferro, perché non viene pagato dai cantieri di servizio. I cantieri di servizio vengono incontro soltanto al pagamento del lavoratore e degli elementi senza materiali, né materiali né mezzi. Allora a questo punto abbiamo dovuto fare dei cantieri dei servizi particolari che riguardano disbrigo pratico, di sabbia, riguardano i servizi sociali, ce n'è uno, un altro tecnici. Per i servizi manutentivi, perché noi abbiamo tutte le strade del circondario, Ferla, Campella, ma ce ne sono tantissime, dove sono le cunette che sono totalmente intasate, le strade si stanno perdendo perché le cunette sono totalmente intasate, e poi abbiamo, e non solo le cunette ma anche dove c'è l'allontanamento delle acque. Poi abbiamo fatto un cantiere di servizio che riguarda la rocca, perché come voi sapete da giorni c'è il pagamento del biglietto sulla rocca, ma dobbiamo ne parleremo in un'altra trasmissione.